La Genesi capitolo 10. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Ashenaz, Rifat e Togarma. I figli di Yavan furono Elisa, Tarsi, Chittim e Dodanim. Da costoro derivano i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Rama e Sabteca, i figli di Rama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore, perciò si dice, come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne, nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Rehoboth, Tir e Cala, e tra Ninive e Cala Resen, la grande città. Misraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet. E i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei, i Calmatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, fino a Lesa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Ebal e fratello maggiore di Jefte, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Massa. Arpaxad generò Sela e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg perché ai suoi giorni la terra fu spartita e il nome di suo fratello fu Yoctan. Yoctan generò Almodad, Selef, Asarmaved, Iera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abiemel, Seba, Ofir, Avila e Yobab. Questi furono i figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio.